Siamo qui con Claudio Barazzetta, segretario dell'Associazione Radicale Enzo Tortora, a parlare della proposta radicale per l'introduzione di regolamenti anche nella regione Lombardia per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico. Questa prassi è oramai abbastanza comune in molte regioni italiane, ma non in Lombardia, dove manca una legislazione specifica. Naturalmente l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico è una cosa che è in uso in tanti paesi del mondo. In Italia siamo un po' indietro e noi cerchiamo appunto di invitare la regione Lombardia a recuperare questo gap, stimolando i cittadini a firmare il referendum che è stato proposto dall'Associazione Radicale e da Certi Diritti, da Possibile e dall'Associazione Luca Coscioni. Cosa prevede la proposta che sottoponiamo alla firma dei cittadini lombardi? Semplicemente, detto proprio terra a terra per intenderci, l'equiparazione dei medicinali a base di cannabis, quindi a base di principi cannabinoidi, come qualsiasi altro medicinale ricettabile, il cui costo viene messo a carico del servizio sanitario regionale ed eventualmente nazionale. Quindi il duplice scopo di questa proposta è certamente garantire il diritto alla salute, perché di questo stiamo parlando, indipendentemente dalla questione che qualcuno definisce spinosa, no? Ma è tutto un escamotage per poi arrivare allo spinello della situazione, eccetera. Noi si parla effettivamente di diritto alla salute. Io che sono chiunque, io che sono un malato che ha bisogno di un medicinale a base di cannabis, non si capisce perché non posso averlo, o meglio, più correttamente, non è vero che non si possa avere, lo si può fare perché Ostio esiste, stato sì, perché di esiste una legislazione nazionale per cui tu puoi richiedere una cosa di questo genere. La differenza che ci diceva sia Rita Bernardini che Andrea Fisciuoli, il nostro sito del congresso dell'anno scorso dei radicali italiani, quando facemmo quella cessione di, esatto, quindi venne Andrea, che è il fondatore, il presidente del Cannabis Social Club di Racale, dice che il costo medio di un approvvigionamento legale, chiamiamolo così, si aggira intorno dagli 800 ai 1500 euro al mese. Capite che se io ne ho bisogno, aspetta un attimo, guarda, vado in qualsiasi sono già angolo, in in qualsiasi difficoltà città appunto e alimento il mercato nero, quindi oltre al diritto della salute, un principio di legalità per cui non si capisce perché debba andare ad alimentare il mercato nero quando posso invece tranquillamente fare una cosa di questo genere. C'è una tale ignoranza del mondo medico italiano su questo aspetto, che non è del tutto colpa di alcuni medici. Wilmer Scajoli, che noi abbiamo visto prima, non per nulla è uno dei firmatari della proposta di legge. Non è sempre per colpa loro, perché giustamente se tu non li informi, se non gli dici guarda che c'è anche un'altra metodologia, si possono sperimentare altre cose, è molto difficile che essi stessi si possano, o lo fanno perché lo credono e quindi vai veramente a chiedere, informarti, eccetera, eccetera, oppure difficilmente no. Legato a questo c'è un secondo aspetto. Wilmer diceva nel filmato che l'utilizzo di medicinale a base di cannabis ha un sacco di effetti collaterali molto inferiori rispetto agli oppiacei sintetici. Noi non dobbiamo dimenticare che le case farmaceutiche hanno un interesse enorme a che non c'è nessuna casa farmaceutica in Italia che faccia degli studi, che abbia in mente un percorso di sperimentazione medica e quant'altro sulla cannabis, perché è molto più redditizio in termini economici produrre e continuare a produrre oppiacei sintetici piuttosto che altro. Non è una pianta miracolosa, è senz'altro una pianta medica e qui da un punto di vista scientifico Wittmer l'ha detto molto chiaramente. Le varietà
cannabis terapeutica hanno un principio attivo che è il CBD, che è altra cosa rispetto al THC. Quando noi parliamo di cannabis ludica ci riferiamo al THC, che è quel principio attivo psicotropico per cui si ha l'effetto propriamente ludico. Il CBD invece è quel principio attivo che influisce più sull'aspetto medico e sulla salute della persona. Invitiamo tutti quanti ad andare a sottoscrivere la proposta di legge. Dove possiamo trovare? Allora, sul sito, e lo ripetiamo, www.cannabisterapeuticalombardia.it, naturalmente anche la pagina Facebook, c'è una bellissima mappa che abbiamo creato, io intanto me la guardo ed è veramente una regione Lombardia completamente fiorita di piantine di cannabis, nel senso non abbiamo messo una foglia di cannabis in ognuno dei comuni lombardi che è presente, quindi sul sito c'è la mappa, chiaramente nei comuni, nelle segreterie comunali o negli uffici preposti, sulla mappa ci sono scritti giorni, orari, uffici, indicazioni precise, dove tipo secondo piano, abbiamo messo anche quello per cui non ci sono più scuse. Quindi nelle segreterie dei comuni, quasi, come dicevo all'inizio della serata, quasi tutti i comuni sopra i 20.000 abitanti, comuni lombardi sopra i 20.000 abitanti, c'è la possibilità di sottoscrivere la proposta di legge. Oppure, sempre nella stessa mappa, pubblichiamo i tavoli, i banchetti e gli eventi, come questa sera, anzi grazie a Arci che ci sta ospitando, dove sarà presente un autenticatore, se riusciamo a provarlo naturalmente, altrimenti non si raccolgono le firme, un autenticatore, quindi anche gli eventi, i banchetti, i tavoli saranno pubblicati, insomma c'è